Salve a tutti ragazzi e bentornati qua in questo nuovo appuntamento con WWE Supercar. Signori, quest'oggi sto registrando il primo novembre, quindi signori siamo già ormai in Road to Season 10. Signori, abbiamo anche la data ufficiale ormai rivelata al 100%, quindi signori possiamo già dire tutto quello che c'è da dire, perché sono state anche rivelate altre novità che abbiamo discusso anche apertamente l'altra sera in live. Arriverà lo stesso video della live quest'oggi, quindi credo alle 5 pomeriggio, quindi un paio d'ore fa credo. Ad ogni modo oggi andiamo un po' nello specifico a sintetizzare quello che abbiamo discusso, che abbiamo parlato, è quello insomma che il gioco ci propone per la nuova stagione. Intanto andiamo a vedere quello che sarà la road, visto che oggi è il primo novembre, abbiamo tutta quanta la road di novembre e andiamo. Eccoci qua, signori. Allora, come detto anche l'altra volta, abbiamo la Last Man Standing questa settimana come ultimo evento di questo mese, cioè di questa stagione, di questo mese. Il mese è lungo, è cominciato oggi. Quest'oggi parte addirittura anche la Rewar Mania, che durerà credo fino all'8, cioè una settimana di Rewar Mania. La data per l'aggiornamento, la decima stagione, l'avevo già pronosticata diverso tempo fa e viene adesso confermata qua per il 15 novembre, signori. 15 novembre, tutti quanti pronti per l'update supremo. Questo ci dà per scontato, perché infatti prossima settimana abbiamo la Women War Games più Ring Domination in Flash, entrambi gli eventi. L'avevo detto anche a Tristan in live: se ci fossero stati due eventi in Flash sarebbe stato sicuramente il 15, altrimenti sarebbe stato il 22 con due eventi normali. Però adesso ci conferma tutto quanto, quindi signori. Quindi stagione 10 è arrivata, modalità campagna, creazione delle carte, una nuova grafica e quattro nuove rarità di carte Superstar. E questo più o meno è quello che già sapevamo. Guardate signori adesso, cioè nero su bianco, neanche stai a specificare che cosa è scritto lì. Stagione 10, bam, bam. Poi abbiamo anche per il 6, abbiamo le carte stagionali, stagione 9, ora appaiono nel tabellone del draft diversi pacchetti, cerca di carte festive, primavera, estate. Allora, questo qui sì. Credo anche per il 22, cos'è? Glu glu. No, oddio, il ritorno! Il ritorno di Gobla di Gucca! Attenzione, il ritorno del tacchinone, bellissimo, va bene. Dunque, per quanto riguarda qui dal 6, quindi dalla prossima settimana, le carte, quelle a tema, cioè ovvero tutte quante quelle speciali, ci sono state appunto delle festività dell'anno scorso, primaverili, estate, cioè. Tutte quelle carte speciali potranno essere droppate in draft board, quindi possiamo trovare tutto quello che abbiamo trovato in tutta la stagione 9. Poi ovviamente mercoledì ci sarà l'ultimo mercoledì wild della nona stagione e va bene. Poi Women War Games, quindi vuol dire che ci sarà come ultimo evento donna, quindi non credo, abbiamo detto poteva essere Last Man Standing come ultimo evento donna, invece probabilmente sarà un maschio, sarà un wrestler e una donna nell'ultimo evento, che sicuramente andrà giocato, Cioè, Flash War Games più Ring Domination Flash sono due eventi veramente easy. Specialmente Ring Domination è veramente easy. Avrei sperato in una Giant Elite, però la Giant Elite ritornerà la prossima settimana come primo evento della stagione 10, insieme a Road to Glory e Giant. Però non è specificato quale sarà il livello ancora per il primo evento. Sappiamo che dovrebbe essere Eddie Guerrero, dovrebbe essere Eddie. Però non sappiamo se sarà il quarto dei quattro livelli che arriverà oppure uno intermedio, vedremo comunque, perché in genere non lo metto mai fin da subito. Mentre il 29 arriverà. Wait a moment, forse hanno specificato anche i livelli. Crucible, che cavolo è Crucible? Wait, oggi con le nuove carte di equipaggiamento livello Crucible. What? Hanno già spoilerato nomi e non lo sapevo, andiamo a vedere direttamente sul sito, porca miseria. No, non lo dice, però qui dice comunque livello Crucible, quindi potrebbe essere il primo dei quattro. Potrebbe essere il primo dei quattro. E, ok, non so come possa essere il tema di questa carta, però sono curioso, va bene. E a parte questa signora è la road di questo mese, non c'è altro. Se non che comunque in questa road abbiamo, a parte i 15 giorni, il solito retro carta della Survivor Series, è bellino. Abbiamo ben tutte quante carte del nostro livello praticamente, quindi non so se rimarranno Pantheon o cambieranno nel corso del tempo. Perché se arriveremo al prossimo livello, probabilmente questi si trasformeranno nel nuovo livello, non rimarranno per forza Pantheon tutte e tre. Vedremo comunque, vedremo. Tanto manca 2 settimane, signori, e ci siamo. Ad ogni modo, le future che comunque ci hanno detto, già spoilerato anche dall'altro aggiornamento, dall'altro changelog update sul sito. Che ovviamente i parametri delle carte verranno ridefiniti. Questa è l'immagine ufficiale che abbiamo già avuto dal sito, vi ho fatto vedere anche l'altra sera in live messa su Instagram.
come vedete, i parametri verranno tutti quanti riaggiornati a due cifre. In questo caso verranno proprio arrotondati per eccesso o per difetto, dipende dalle statistiche, però 30 milioni di potenza arriverà a 30 o 31 a seconda delle cifre. Quindi i parametri ricominceranno totalmente ad essere più leggibili, più semplici, molto più semplificato in questo caso. Sinceramente mi fa piacere perché avevo sempre avuto un certo timore di un ripristino delle statistiche, ma con un ripristino totale della stagione, quindi come hanno fatto dalla stagione 1, il passaggio dalla 1 alla 2. Invece hanno totalmente fatto in questo modo, togliendo molte più carte mettendole in Legacy. Infatti quest'anno partiremo come minimo livello WrestleMania 39. WrestleMania 39 sarà il livello minimo da pullare in Draft Board, poi sarà ovviamente Mito, e primo livello che resetterà l'intera Draft Board sarà il livello SummerSlam 23. E dopodiché Pantheon, Crucible a questo punto e gli altri tre livelli che dovranno essere nominati, ma penso ormai a breve verranno ormai spoilerati tutti quanti. Quindi se tutte quante le carte da Royal Rumble 23 fino a quelle che sono state tutto quanto il resto della stagione 9 prima, quindi Ottano, Estinzione, Pixel, ma anche tutto quanto il resto che c'è stato anche prima, tutto quanto in Legacy, non servirà più. Quello che è stato si ricomincia dal livello WrestleMania 39 e da lì fino avanti. E ci saranno subito ben 4 livelli, a questo punto già abbiamo detto. Altri livelli verranno aggiunti durante la stagione, ovviamente, quindi c'era di nuovo forse la Rumble, WrestleMania 40, perché seriamente sarà veramente il botto, 40, numero tondo anche quello, seriamente sarà un bel evento. Non so quali altri livelli verranno aggiunti, a parte SummerSlam 24, quello che sarà, e tanti altri livelli intermezzi, va bene. Però la cosa molto più importante e il cambiamento più drastico di questa stagione sarà ovviamente la barra. La barra in questo caso per esempio Pantheon, Plus, Double Plus, non esisterà più, ci sarà una barra unica dell'esperienza come un rank del giocatore e niente, questa barra determinerà sia il livello in cui saremo e poi potremo pullare in draft board le varie carte, però determinerà anche varie altre cose perché viene specificato che il livello 1 equivale a SummerSlam 23, livello 7 equivarrà a Pantheon, quindi questi 6 livelli stanno nel mezzo, ci sarà comunque delle ricompense. Le ricompense saranno equivalenti ai successi che stanno qua. Per esempio, le scale, i gradini con gli incontri ti danno con 500 partite, 700 partite, comunque una carta. Probabilmente, e mi sembra di capire così, ogni livello che supererai avrai comunque una ricompensa. A livello 2 probabilmente avrai una carta, un supporto, a livello 3 ci sarà magari un altro tipo di pacchetto, a livello 7 invece sbloccherai il livello Pantheon, a livello 10 sbloccherai il livello Crucible per dire, e così via. I punti esperienza però a questo punto, ed è giusto dirlo, essendo, non essendoci più una barra che determina appunto il livello delle 8 carte, perché questa barra qui equivale al livello di queste 8 carte che abbiamo nel deck principale, non varrà più così perché i punti esperienza sono differenti. Te potresti benissimo averci anche un deck, probabilmente anche scarso per dire, impossibile che verrà comunque determinato automaticamente, però la barra dell'esperienza si riempirà con tutta quanta l'esperienza che otterrai sia negli eventi, nel PvP, nella wild, pullando carte in draft board, facendo eventi, aprendo pacchetti, tu e tutto quello che fai otterrai punti esperienza che andranno appunto a riempire questa barra e ti farà salire di livello. Più livelli andrai avanti e più sbloccherai le ricompense, quindi quando arriveremo comunque al massimo, che non ci saranno più altre ricompense, arriverai comunque alla barra riempita al massimo fin quando non verrà sbloccato un nuovo livello, per dire, io suppongo sia così. E in questa barra verrà tutto quanto integrato, sia ricompense come Ladder Reward, probabilmente anche roba del genere che stanno anche nel Battle Pass. Ecco, per esempio, Battle Pass, immaginate una cosa del genere. Io presumo che possa essere, non dico uguale, ma comunque simile. Dove sta il Battle Pass? Ah, giusto, hanno tolto il Battle Pass. Porca miseria, volevo farvi di nausea. Vabbè, visto che ogni volta che concludi un match ti dà appunto dei Battle Point che vanno poi a incrementare il Battle Pass, no? I punti del Battle Pass. Probabilmente l'esperienza di gioco sarà simile, cioè ogni volta che fai un incontro verranno accumulati questi punti e andranno direttamente nella barra. Cioè il senso è quello, ogni volta che fai un incontro, come hai sempre fatto nel Battle Pass, questi punti andranno a incrementare il tuo rank. Vabbè, qui modalità Wild che adesso è in beta, sicuramente verrà ufficializzata, quindi non sarà più una fase beta, quindi Wild verrà
ridefinita, ultimata con questo nuovo design, tutto il resto. Io pensavo, sì, non si parla ancora né di King of the Ring né di nuove modalità, cioè nuove modalità ci saranno, sì, ma ancora non sappiamo cosa. Probabilmente rimarrà sì, Survivor, rimarrà TLC. Non si parla ancora di nuovi eventi sia in team che in singolo. E neanche si sta parlando di super gettoni. Quindi, signori, ad oggi io vi dico che comunque questi super gettoni che avete, che ho anch'io, verranno risparmiati anche per la nuova stagione. Finché non viene specificato e verranno resettati o qualcosa del genere, è scontato che li abbiamo, che possiamo portarli avanti questi che abbiamo. Non verranno buttati via, ovviamente. Per quanto riguarda collezionabile, tutto sicuramente sì, perché vabbè, per un giorno, cioè, tutto quanto verrà concluso, tutti quanti gli eventi. Per tutto il resto dovrebbe rimanere tale. Non ci sono specifiche che dicano che cambierà questa roba. Almeno per ora. Poi aspettiamo magari i prossimi changelog, perché manca ancora 2 settimane. Quindi, quando arriveranno, magari le carte verranno rilevate qualche evento o qualcosa di più. Magari qualche primo screenshot del nuovo design e del menu, vedremo. Le cose comunque mancano ancora da sapere un bel po', però questo è quanto. E dicevo, sicuramente verrà un po' rimodellato un po' il tutto, essendoci un rank, quindi non più basato sulle 8 carte come livello complessivo, probabilmente ci sarà un matchmaking più accurato degli incontri, specialmente in PvP e in Wild. Forse sarà più difficile utilizzare tipo come quelle volte che depotenzi un pochino il deck per cercare di trovare avversari del tuo livello ma con carte meno forti, perché hai messo le carte meno forti anche te. Può essere che magari in questo modo non funzioni più, visto che vai a fare matchmaking con rank basati sul rank e non basati sulle carte. Vedremo questa cosa, vedremo. Anche Ticket non fa riferimento, anzi oggi voglio andare anche a pullare un pacchettino giusto per vedere. Oppure aspettiamo prossima season. Aspettiamo prossima season. Accumuliamo un po' di ticket per la prossima season. Invece, per quanto riguarda Wild Wednesday, lo facciamo subito. Però lo faccio sul canale TikTok, quindi seguitemi pure là. E niente, non credo ci sia nient'altro da dire. Non mi viene in mente niente. Comunque scrivetelo sotto nei commenti o se ne pensate pure voi di tutto quanto questi aggiornamenti. Ah, giusto, ovviamente come anche adesso. E ogni volta sali di livello, visto sblocchi alcuni tipi di eventi, modalità, cose varie, puoi accedere a quelle cose, ma comunque questa roba qui, diciamo per i livelli più vecchi. Il fatto che cominciamo da Bressane 39 e tutto quanto il resto verrà ripristinato come Legacy, anche un giocatore nuovo che non conosce neanche il gioco, comincia a giocare da adesso, si scarica il gioco il 16 di novembre, stagione 10 già inoltrata, comincerà con un livello praticamente complessivo di SummerSlam, quindi sarà già a livello 5, 6, 7, dipende. Quindi comincerà già a un livello magari di 2, 3, 4, 5, insomma in pochissimo tempo arriverà già a livello Pantheon. Quindi questa cosa è buona perché sia giocatori nuovi sia giocatori veterani come noi, quando cominceranno la 10ª stagione saranno quasi al pari. Non ci sarà tutto questo del grandissimo dislivello come è successo nelle altre stagioni. Tipo noi che siamo veterani cominciamo la prossima stagione già nel nuovo livello e anche più. Chi cominciava il gioco da subito, dall'inizio della stagione, era un po' penalizzato perché aveva delle carte molto scarse, perché le carte di livello base, anche perché le prime carte dell'anno scorso e poi di Round of World erano mastodonti, insomma, quindi cioè biomeccanico, sciame mastodonti ti davano un livello veramente misero. Il primo livello della stagione 9 era Pixel, dovevi nerdare praticamente per un bel po' per raggiungere quel livello. Invece qui cominciamo praticamente quasi dallo stesso livello, quindi bene per chi comincia un nuovo gioco, entra a far parte di questo mondo, di questa community di Supercard, e sia per noi veterani comunque partiremo non da zero ma comunque con una grandissima esperienza sulle spalle. E comunque beh, la pellaccia ce l'hanno fatta su questo gioco, cambieranno un sacco di cose, quindi la stagione 10 sarà totalmente differente dalle altre, e anche per questa cosa della barra dell'XP. Sono curioso di vedere tutto quanto come funziona, non sarà più semplice comunque, perché comunque prendere esperienza seriamente vuol dire giocare parecchio, perché io non credo che il gioco dia tantissima esperienza. Probabilmente se l'esperienza sta anche nei pacchetti, quelli che si possono shoppare, probabilmente un pacchetto del genere, no, 2500, pacchetti quelli speciali, quelli normali, anche da 5000, quelli ci sono, sicuramente lì ci sarà grande esperienza all'interno, perché se non si basa più sul il livello delle carte, vuol dire che aprendo un pacchetto del genere trovi comunque delle carte forti, troverai anche un bel po' di esperienza, un po' di XP che ti andrà a riempire la barra più velocemente. Ovviamente chi shoppa è sempre più avvantaggiato in queste cose. Vedremo, ragazzoli, come funzionerà il tutto. Io sono veramente curioso, ormai manca 15 giorni e
E non vedo l'ora. Sicuramente sarà una manutenzione di tantissime ore perché il gioco verrà veramente proprio distrutto e riparto da capo. Quindi troviamoci un altro gioco da fare in quelle 24 ore di manutenzione perché sicuramente saranno tante. E ragazzuoli, io per oggi concludo questo video. Ditemi cosa ne pensate e niente, ci vediamo alla prossima.